Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video sul mio secondo canale. Vi voglio far vedere un pranzo, ma anche una cena, insomma quello che volete. C'è Pupi ovviamente che vuole stare al centro dell'attenzione. Comunque molto fresco, molto estivo, a me piace tantissimo, con l'avocado che io personalmente adoro. Sì, c'è anche Pupi. C'è anche Pupi, eccola qua, che mi vuole salutare, vero mamma? Adesso andiamo a preparare. Io qua ho già preparato il salmone, l'avocado bello morbido, uno yogurt greco che ho fatto diventare salato, lo utilizzerò come salsina. Andava meglio utilizzare tipo la Philadelphia o un formaggio light spalmabile, ma non ce l'ho, anche dei fiocchi di latte, quindi utilizzo questo. Ci ho messo sale, pepe ed erba cipollina e un goccino d'olio. E poi qua ho delle zucchine grigliate, dei pomodorini, un bel bicchiere di acqua fresca e limone che fa tanto tanto bene. E poi qua c'ho il pane di segale che sto tostando in padella senza olio. Sto andando semplicemente a scaldarlo, a tostarlo. Io mangio questo qua della Conad, mi piace molto, è pane di segale che appunto è ricco di fibre e quando lo faccio tostato è ancora più buono. Amorino, sì, abbiamo fame, delle cilicche da. Quindi vado a preparare l'avocado. Ne mangerò mezzo. Vi consiglio di metterlo nella pellicola o comunque ben coperto, una bustina ben chiuso che comunque dura abbastanza. Questo è molto morbido, quindi è molto molto buono. Quando è morbido è più maturo ed è più buono. Adesso faccio tutto a fettine. Ed è buonissima l'accoppiata salmone-avocado, io l'adoro troppo, veramente mi fa impazzire ragazze. È bello morbido, maturo, morbido come piace a me. Andremo a decorare, questo lo grattiamo e lo mangiamo. Mmm, buono ragazze, buonissimo l'avocado, mi fa tanto bene. Sono grassi vegetali buoni, che fanno benissimo anche alla pelle e a stare in forma. Wow, questa cremina tipo lo tzatziki dovrebbe essere, ci potete mettere anche un po' di cetriolo ed è buonissima anche per appunto condire il pane, le tartine, molto molto buona. Pane è bello tostato e croccantoso, mi piace tantissimo così. Ci vado a mettere un po' di questa salsina cremina che lo rende più morbido e saporito, ma se non vi piace potete andare direttamente con il secondo passaggio. A me piace, infatti da subito dopo me la finisco così sulle gallette, sul pane, è troppo troppo buona. Ok, a questo punto ci vado a mettere il salmone, ecco qua, le fettine di salmone fresco fresco. Questo è salmone affumicato che io adoro, è molto meglio mangiare quello fresco veramente, perché questo qua comunque contiene un po' di sale eccetera, però meno, abbiate l'accortezza di mangiare con meno sale quando lo mangiate, perché comunque sapete che il sale favorisce la cellulite. Comunque una volta ogni tanto si può fare. Quello fresco invece anche 2-3 volte a settimana è straconsigliato, il salmone è buonissimo. Ecco qua, dopo che ho ricoperto così, ci vado a mettere le fettine di salmone, ragazze. Cosa vi mangiate? Mamma mia, questo può essere anche uno spuntino, una merenda, un aperitivo, sfizioso. Vi sto facendo questo video per mostrarvi alternative sane, sfiziose, fresche per l'estate, per mangiare qualcosa di diverso, ma ugualmente buono. Mi sto leccando le dita e penso che si sente. Ok, vado a guarnire con il sale, non lo metto, che appunto il salmone è salato. Poi a gusti, un po' di pepe ci vuole. Poi ci metto un po' di semini di papavero che io personalmente adoro, sul salmone mi piacciono un sacco. Ci metto un po' così, sono carini carini. E infine ragazzi, una spruzzatina di limone, perché anche il limone sul salmone e l'avocado ci sta troppo bene ed è buonissimo ragazze. Cosa vi mangiate? Ci vado ad aggiungere altri 2 ciuffettini qua per decorare di cremina. Squisitezza delle squisitezze, ecco qua,
questo anche in spiaggia è buono, chissà quanto ve lo fanno pagare, però meglio che ve lo portate da casa. Finisco col guarnire con pezzettini di pomodorini, anche molto molto buoni, anche ci vanno bene perché si fa anche il guacamole. Si dice così? Non so come si dice, perdonatemi se l'ho detto male. Con l'avocado e i pomodorini appunto. Mangerò vicino anche delle zucchine grigliate, vedete che ho fatto grigliate con sale, prezzemolo e limone. No, il sale non l'ho messo perché appunto mangio il salmone che già è affumicato, quindi metterò solo un po' di limone, un altro po' di limone qua. Mamma mia, che bontà!